italiano, in quanto ci sono casi come il vino, per esempio, la cui crescita passa solo dall'export. Che ne pensa di questo? Assolutamente disponibile a raccogliere tutte le proposte che miglioreranno la qualità della vita e del lavoro degli agricoltori italiani, che sono degli eroi, ci aggiungo anche i pescatori, visto che il comparto questo comprende, e siamo pronti a fare la nostra parte come governo italiano, ma soprattutto a difendere l'agricoltura italiana in sede europea, perché dal bilancio che ci hanno proposto c'è un taglio miliardario ai danni dell'agricoltura italiana. Noi non voteremo nessun bilancio europeo che preveda tagli di miliardi ai nostri agricoltori. Senta, quando arriva in Senato il testo completo della manovra del popolo? Stiamo lavorando il prima possibile. Sul fronte del costo del lavoro è stato chiesto da Confagricoltura di abbassarlo sicuramente per favorire gli imprenditori. Farete qualcosa? Già in questa manovra c'è l'inizio di un percorso, non miracoli, ma l'inizio di un percorso che sgrava le aziende non solo di una parte di carico fiscale, ma soprattutto di burocrazia. Gli agricoltori e gli imprenditori in generale, prima ancora di pagare meno tasse, mi chiedono di fargli perdere meno tempo possibile, e su questo il decreto semplificazione farà dei passi in avanti sicuramente. Messo su firma a marzo quota 100 e reddito di cittadinanza, quota 100 a febbraio e reddito di cittadinanza a marzo? L'obiettivo è di partire il prima possibile, siccome sono provvedimenti che riguardano milioni di italiani, starà ai tecnici dire quando riusciremo a erogare le prime pensioni, i primi contributi, i primi assegni, il prima possibile, tempi tecnici permettendo. La stima di crescita dell'1,5%? Non lo so, ci stiamo lavorando, non chiedetemi dei numeri, sto badando la sostanza. Ho visto scorso la vicenda Eni Nigeri, un magistrato ha detto che i vertici di Eni sapevano delle tangenti per l'acquisto di quelle operazioni in Nigeria. Lei pensa che Descalzi avrebbe dimettersi? Stimo assolutamente Descalzi, ringrazio Descalzi e Eni per quello che fanno in Italia e nel mondo. E un sistema paese dovrebbe tutelare le sue aziende migliori. Dico solo questo, non commentando le sentenze. Ministro, lei ha detto gli spacciatori devono marcire in galera. Sì. E poi invece capita che lei si faccia le foto con degli spacciatori che hanno patteggiato pene, hanno fatto aggressioni. Io mi occupo di quello che accade da domani in avanti, e quindi per quello che accadrà da domani in avanti, quella è la fine che devono fare degli spacciatori. Chi ha sbagliato in passato e ha pagato, a settembre, spero che non lo rifaccia. A settembre Luca perfetto, Lucia siamo a dicembre. Batteggiato. Perfetto, quindi solo tre dicembre. Mesi fa. Perfetto, siamo è a dicembre. È pentito di quelle foto? Ma guardi, posso fare tanti errori nella vita, tanti altri ne farò. Il mio obiettivo è portare più sicurezza e tranquillità negli stadi. Lei sapeva e per farlo devi parlare anche con i tifosi e quelli organizzati. Sapeva che aveva patteggiato per mi hai già 600 chiesto 18 kg. Volte le stesse cose, sì, ti 600... do 18 volte la stessa risposta. Ministro, prego. Quale sarà lei? È ottimista comunque sulla trattativa con l'Europa che sta portando avanti via comunque anche il governo? Assolutamente ottimista, perché abbiamo fatto tutto il possibile per mantenere gli impegni presi con gli italiani, ma per dimostrare buonsenso, ragionevolezza, dialogo. Per dialogare bisogna essere in due, e quindi spero che a Bruxelles non la tirino ancora lunga. Quindi secondo lei sarà più? Abbiamo fatto tutto il possibile rispondendo anche agli appelli del mondo produttivo italiano perché non ci fosse inflazione. Però per fare un accordo bisogna essere in due, noi ce l'abbiamo messa tutta, di più veramente non possiamo dare. Ma secondo lei sarà rinviata la procedura di inflazione o no, se non c'è, non c'è. Non siamo ostaggio di nessuno, siamo un paese libero, c'è un governo democraticamente eletto, c'è un Parlamento in carica, quindi se è sì, se è no è no. Anche ce lo dicano. Perché Confagricoltura ha fatto due conti, perdere i fondi europei significherebbe perdere 20 miliardi. Nessuna intenzione di perdere i fondi europei. Ministro, l'appello del Papa sui migranti, lei... Lo raccolgo, quando il Papa attacca i razzisti in politica fa bene, perché in Italia c'è stato per troppi anni un razzismo di sinistra che ha sfruttato un continente come l'Africa, ha tolto dalle tasche degli italiani miliardi di euro per darli non a un sistema di accoglienza ma a un business che spesso e volentieri vedeva la malavita arricchirsi. Quindi mettere delle regole certe e giuste a chi entra e chi esce in questo paese penso che limiti questo razzismo che l'Italia e gli italiani purtroppo hanno vissuto sulla loro pelle. A proposito di migranti, oggi l'ONU ha approvato un accordo per i rifugiati con voto favorevole dell'Italia. Si ha approvato questa legge? È un altro Global Compact. Sì, certo, bravo, un altro, a me interessa la firma che non c'è stata a Marrakesh e che mi auguro che non ci sia mai, perché lì si parla di migranti mettendo tutti nello stesso pentolone. Sui rifugiati veri, a
ulteriormente adesso la sostanza. Senta, la legge di bilancio la trovate prima della fine dell'anno o c'è il rischio di esercizio? Pronti a lavorare anche la notte di Capodanno, non c'è problema, si chiude entro il 31 dicembre a mezzanotte. Scusate, posso chiedervi la cortesia di portarlo in assemblea? Grazie. Buon lavoro. A voi. Grazie.